Righi! Buongiorno! Buongiorno! Si vuole pigliare mezz'ora! Ma quale pensione si vuole pigliare? Sulla testa c'è rimasta che cosa? Come mi vedi se c'è rimasta che cosa? Non puoi pensare a dici pensierie, tu si fatti che bene, dopo che una bella pensione e mo fa credere che andare a mastrini. Andiamo su. Viate a te che a voi la pensione sia. La mia si adorna la firma e si piglia tutta la pensione mia. E ti dico che era la manetta spenna che andrò dico. Ma che se non è che la te sul moglie della manetta spenna, perché la mia non è che ci fa passare. Che la mia te vuole una bella filosofia. Cioè, dice che quello che è lo sé è lo sì. E quello che è lo me è pure lo sé. Yes. A me non tocca, ma è... Quando la messa a pizzi che ci fa? Che ci fa? Io non la sapevo che ci fa. Che ne sai? La firma la posta non me l'ha fatta a me. E che la roba fa? Piglia, preleva, fa, dice che servono i soldi. Però non mi ha dato mai niente. Si capisce? E tu te la vedi. Fammi se piacere, facciamo una cosa. Andiamo alle barre e andiamoci a pigliare la cosa. E ci via del bar ci vengo, però non ti manca un euro per pagare. La Madonna, chi se mi può fare credere che è rimasto senza la vita? Ma voi essere figli, è monte i soldi per il caffè. Non è che non tengo i soldi per pagare il caffè, ma io tengo a mettere da parte 55 euro con la cosa mia. Come 55 euro? Perché proprio 55 euro? Ce ne fai 55 euro? Mi dici, stamattina non mi fai lo fregno, eh? Io non le posso chiedere a moglie, ma perché che se crede che io tengo sempre 20 anni? Io? E quindi per fare qualcosa, mi tocca pigliare gli utili. Ah, e tu devi pigliare com'è che... Gli utili non servono, per fare qualcosa. Ah. Lui ci va a dire praticamente che spende dei soldi per comprare gli aiutini che la si inquastisce, e forse non fa più niente. E che perché si inquastisce? Che la mica che lo posso fare male, sai? Che la non si inquastisce perché lo posso fare male, che la si inquastisce perché costa da caro. Ma quando la voleva, non lo bastivano di un formatore. Ma non mi vergogni la chiedere ai colleghi, no? Ma... ma facevano tutto a suo sì, non è una cosa nuova, ma tu te ne dici, oh, Vicky, a me pensavi che l'amore era una preoccupazione, ma sai che pensa che tu puoi fare caffè serino, a come sta a guardare sta bagnola da pasta? Guarda che tu mi ci vieni da me, ma pare che con lui sta a guardare sta bella bagnola, e non mi fai credere che ci sono messo bene a questa cosa. No, io ci sono messo bene, faccio esattamente come a te, faccio finta di niente e mi ragioni. Io te ci siamo da bambini, da te mi nasce 30 anni tu, che tutto quello che stai leggendo in cima del giornale oggi facciamo capire. Che avesse la legge in cima al giornale, si è visto a Roma, che era per una ricarica del telefono, te la pure da, ma tu, ma poi. Ma non è una ricarica, questo non pure cambrare, e che a poco che vuole fare qualcosa, e noi che ci facciamo, ci raccontiamo la panza di noi. Ci raccontiamo la panza di noi, e facciamo una cosa, andiamoci a prendere la caffè, fare le tripaghe, così la finisce degli anni. E poi la dottoressa, che la sarà passata che è informatore, mi dici tu, vediamo di rimediare che cosa, e la passera tombiamo tutto tu, eh? E vabbè, facciamoci queste considerazioni finali. Allora, ci siamo fatti vecchi, ma non ci siamo da bambini, la vita ce la godiamo, astri per rincoglionire, oggi va di moda che ci volete rottamare. Ma con la pensione nostra ci sta tutto quanto a campare. Noi che siamo rimasti a circa 20 anni fa, leggiamo il giornale e non sapevamo manco ci andare. Viviamo in Santa Pace e non facevamo i messaggini, ma se andiamo a dire che siete tutti con il cervello fino. Almeno nei consigli lo potete da noi accettare. Amate la vita, che la male può aspettare. Tenete a mente voi che state e che ci ha sentito. Se la vita è così, è meglio campare che morire.